io sono una neonatologa, sono un medico e il compito del medico, il mio compito è di salvare i bambini o aiutarli quando non è possibile salvare la vita, aiutarli a vivere la vita che è data loro. La vita è data, la vita è tolta, c'è un giorno di inizio e un giorno di fine e noi possiamo aiutare un bambino a guarire o, se la medicina non è in grado di fare questo passo, possiamo aiutare il paziente a vivere per quei giorni che gli è dato di vivere il meglio possibile. Una volta un genitore mi ha risposto e mi ha detto ti ringrazio perché ci hai aiutato a essere genitori, no? Per cui ci hai aiutato a stare col nostro bambino di fronte alla morte, cosa che da sole non pensavamo di essere in grado di fare. Elvira mi ha invitato ad andare con lei in reparto a vedere i suoi bambini e quello che faceva. E quindi ho passato un'ora con lei ed sono rimasta molto colpita da come lei trattasse questi bambini. E ho visto attraverso di lei questa passione per l'umano, per la persona, e come anche un bambino così piccolo, che poteva sembrare quasi non avesse valore, non avesse dignità, per lei fosse tutto. Conocí a doctora Paravicini, la conocí en enero del 2008 y he estado por una situación médica muy difícil para mi hija. Ella nació prematura de 30 semanas hasta que a los 17 días ella agarró una bacteria la cual destruyó prácticamente todos sus órganos. Hizo una infección y muy grave, la cual pues ellos, los doctores, hicieron una cirugía y determinaron que Alejandra pues no tenía ninguna posibilidad de vivir. Sucedió que estuvimos esperando, le dieron más o menos cuestión de segundos, quizás de horas, en que ella debía de morir, incluso, pero eso en ninguno, nunca pasó. Cambiamos doctores porque ellos tenían que entrar otros doctores a servicio y en ese grupo pues entró la doctora Paravicini y ella se hizo cargo del caso de Alejandra en lo que restaba esas 3 semanas. E io sono rimasta commossa perché dicevo, cioè se una persona può guardare un bambino così, che potrebbe sembrare che non ha valore, anche a me piacerebbe imparare a voler bene a tutti così, ma da mia mamma che sta male fino a un paziente. E quel giorno lì ho deciso che anche a me attirava la professione della medicina e ho provato a fare il test d'ingresso. E sono entrata e quindi per me la mia vita è cambiata dopo quel giorno con lei in reparto. Y fue una experiencia pues única porque no solo conocimos a una doctora interesada en los niños, sino también en el bienestar de los papás. Es una persona muy humana y nos hizo entender de que quizás no teníamos una oportunidad de vida para ella médicamente, pero que podíamos llevar cada día como que si fuera el último para ella. Ho un caso bellissimo, è molto commovente per me perché i genitori erano due teenagers, cioè erano due ragazzi di 15 anni e questa ragazza era rimasta incinta la prima gravidanza e avevano fatto la diagnosi di gemelli siamesi. Queste due bimbette vengono fuori, erano un po' premature, la loro fisionomia era bellissima, la faccina era bella, le manine, come si abbracciavano perché erano una attaccata all'altra. E questo giovane papà dice, vabbè, mettetemele in una coperta, si mette a cullarle e loro praticamente respiravano appena appena appena, sarebbero morte nel giro di qualche minuto. E lui si mette a cullarle e dice, no, il vostro papà è qua, non abbiate paura. Cioè, mi ha commosso tantissimo perché questo qua, che era un ragazzino, ha capito il valore di quel momento, no? Ho chiesto, ma lei crede in Dio?
perché se vuole possiamo battezzare le bambine. Allora lui mi fa, sì, battezziamo, ora prendo l'acqua santa e dico, faccio il segno della croce sulla faccia di una e dico, ti battezzo Kila nel nome del Padre, stavo iniziando. Allora lui mi ferma la mano e mi fa, no, questa non è Kila, questa è Kyla. Al che, cioè, io lì, guarda, volevo piangere, perché per questo papà, queste due bambine che sono, cioè, praticamente siamesi uguali, cioè ognuna di loro aveva un valore infinito. El que ella estuviera en la sala era como el sentirse importante, que su hijo era importante y que ella cuidaba de todos los niños por igual, sin excepción. No quiero menospreciar el trabajo que hace cada médico, porque cada médico es bueno en su área, ¿no? Pero hay una diferencia entre otros doctores y para Virginia, y es una persona que se interesa muchísimo por sus pacientes. Per me e anche per tanti miei compagni Elvira è stata proprio un punto di riferimento, cioè sempre a rigiudicare quale fosse veramente la ragione per cui vale la pena fare il dottore, per cui vale la pena lavorare tutte le ore che ci fanno lavorare o studiare quanto bisogna studiare.